Bentrovato, ti presento la Madonna col Bambino, conosciuta anche come Madonna Benoît, opera del grande Leonardo da Vinci. Fu realizzata intorno agli anni 80 del 400 e oggi si conserva nel museo dell'Ermitage di San Pietroburgo. Il nome con cui è conosciuta anche l'opera deriva dalla famiglia che per lungo tempo è stata proprietaria di questa piccola opera. Il quadro è considerato dai critici come un'opera fondamentale per comprendere la svolta stilistica, la maturazione stilistica del grande Leonardo nel suo passaggio da Firenze a Milano. La Madonna è rappresentata come una giovane ragazza che sta sorridendo, un sorriso insolito, affettuoso, e in qualche maniera è dato questo sorriso dal maldestro tentativo del piccolo Gesù di coordinare i movimenti delle mani per afferrare l'oggetto che Maria tiene in mano, vale a dire un fiore. I quattro petali di questi due fiorellini alludono chiaramente alla croce, quindi al destino di questo bambino nato per redimere il mondo, per salvare il mondo attraverso la sua morte. Leonardo, come era suo solito, anche in quest'opera mostra un'attenta analisi e osservazione della realtà. In modo particolare, lui presta attenzione a come si comporterebbe, come si comporta un bambino che sta per la prima volta scoprendo la realtà attorno a lui, che lo circonda. Mancano quegli abbellimenti che di solito erano presenti in opere di questo genere. Per esempio, di solito il bambino Gesù veniva rappresentato come un piccolo uomo, per dare l'idea della saggezza, dell'età compiuta di Gesù. Qua invece i gesti e la naturalità del bambino sono rappresentati proprio nella sua realtà, come appunto un bambino si comporterebbe. E Leonardo si sofferma sulle proporzioni, sui lineamenti e in particolare sulla goffaggine di questo bambino che fa sorridere la madre, che in qualche maniera fa sorridere anche noi, coinvolge anche lo spettatore. La pittura così per Leonardo diventa uno strumento per indagare la realtà naturale e, come puoi ben notare, Leonardo decide di offuscare la linea di contorno così come era invece era stato un principio assoluto dei pittori fiorentini del 400 e confonde questa linea con quel delicato sfumato, come puoi vedere, che diviene uno strumento per cogliere e restituire la continua mutevolezza dell'atmosfera, dei lineamenti, del movimento delle psicologie, dell'aria, delle figure. E questo appunto darà vita a quello che è una delle caratteristiche fondamentali dell'arte e dello stile di Leonardo, appunto il cosiddetto sfumato leonardesco. Sullo sfondo si vede una bifora che si apre sul cielo infinito senza nessun elemento contestualizzato. Con quest'opera il grande maestro Da Vinci crea una scena familiare casalinga che non lascia adito a nessuna rappresentazione aulica, mette da parte qualsiasi solennità per delineare una scena affettuosa, tenera, e che caratterizza, come è nella natura, il rapporto tra madre e figlio. Sembra quasi che questa madre, cioè la Madonna, sia scesa dal suo trono e si sia seduta su una panca in una qualsiasi stanza di una casa abitata. Sicuramente anche la nuova spiritualità del tempo di Leonardo lo ha influenzato nel rappresentare quest'opera, quindi la sua scelta iconografica. Maria infatti appare sempre più come madre vicino ai suoi figli, ai loro bisogni. In questo periodo si moltiplicano le confraternite, le associazioni che eleggono Maria come loro madre, come figura a cui votarsi, a cui chiedere aiuto, soprattutto nei momenti difficili, nei momenti della prova, delle malattie, come erano molto diffuse a quel tempo. Allora, lasciandoti avvolgere dallo sguardo tenero di questa madre, dai gesti affettuosi che la legano al suo figlio Gesù, prova a riflettere, prova a lasciarti interrogare da queste parole che ho trovato molto interessanti di Papa Francesco, che desidero lasciarti. Maria è madre e una madre si preoccupa soprattutto della salute dei suoi figli, sa curarla sempre con grande e tenero amore. Ti aiuta a crescere, ad affrontare la vita, ad essere libero. Quando ti trovi impigliato nei nodi più intricati della vita, giustamente guardi alla madre e fai bene, ma anzitutto lasciati guardare da lei.
Quando ti guarda, lei non vede dei peccatori, ma vede dei figli, vede suo figlio, che sei tu. Grazie ancora per la tua attenzione e arrivederci al prossimo video.